Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. Ieri sono iniziate le consultazioni per un possibile governo Draghi. Le aperture al tentativo di Draghi, oltre che dal PD, sono arrivate anche da Silvio Berlusconi e dallo stesso Luigi Di Maio, dalla sindaca di Roma, anche Virginia Raggi. Mentre Grillo ha detto, rivolgendosi ai deputati dei 5 Stelle, di difendere al tavolo l'agenda Conte. Intanto a quanto si è appreso in serata da diverse fonti parlamentari del Movimento 5 Stelle, Grillo è in arrivo in queste ore a Roma. Il garante del Movimento 5 Stelle giunge nella capitale proprio mentre il Movimento è alle prese con la posizione da prendere rispetto al governo. Mario Draghi, in teoria, essendo al vertice dei 5 Stelle, Grillo potrebbe anche partecipare alle consultazioni, ma su questo non c'è alcuna conferma da parte del Movimento stesso. In giornata ieri è intervenuto anche il ministro Luigi Di Maio con una nota che ha detto: oggi si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, secondo la strada tracciata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ringrazio in questa fragile cornice. Il Movimento 5 Stelle ha, a mio parere, il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto. Il leader della Lega, invece, Matteo Salvini, incalza: Draghi dovrà scegliere tra le richieste di Grillo e quelle nostre, che sono il contrario, meno tasse o più tasse. Noi siamo liberi, è quanto ha detto il leader della Lega. È meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa. Il PD propone il suo apporto, il suo contributo, invece, al successo di Draghi. Sarebbe molto importante che tutte le forze dell'alleanza, PD, Movimento 5 Stelle e LeU, collaborassero convinte alla maggioranza del governo Draghi, con un allargamento in Parlamento delle forze moderate, liberali, socialiste. Aiuterebbe la stabilità e la credibilità dell'Italia nel mondo. Lo dice il segretario del PD, Nicola Zingaretti, che aggiunge: possiamo lavorare con una linea chiara e una proposta di governo credibile per l'Italia, sostenuta da una maggioranza ampia ed europeista, sottolinea, come ha correttamente detto anche Andrea Orlando. Il PD deve fare di più, lavorare come stiamo facendo in queste ore per consentire al professor Draghi una maggioranza con un profilo programmatico forte per affrontare i problemi che l'Italia ha. Tornando alle consultazioni, i primi a essere ricevuti a Montecitorio sono stati i rappresentanti di Azione, Più Europa, Radicali Italiani del gruppo misto Camera e quelli di Più Europa, Azione del gruppo misto Senato. Consueto bollettino del Ministero della Salute: nella giornata di ieri, 4 febbraio, per il Covid-19 in Italia si sono registrati 13.659 nuovi casi positivi su 270.142 tamponi effettuati e 422 deceduti, per un totale di oltre 90.000. Da inizio pandemia il tasso di positività è del 5,05%. Sono invece 147 i nuovi ingressi in terapia intensiva, 2.151 il totale dei ricoverati. Gli attualmente positivi sono invece 430.277. Così come è arrivato poi puntuale il bollettino dei nuovi casi Covid-19 in Campania, divulgato all'unità di crisi regionali, i positivi della giornata 4 febbraio sono 1.544, di cui 101 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.360 e sintomatici 83. I tamponi effettuati sono stati 18.514, di cui 2.623 antigenici, per un totale positivi di oltre 227.000 unità e un totale tamponi di oltre 2.400.000. I deceduti sono 36, dei quali 11 nelle ultime 72 ore e 25 in precedenza. I guariti sono 1.276, per un totale guariti di 160.976 unità. Il report posti letto su base regionale recita: posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui occupati 100, posti letto di degenza ordinaria 3.160, di cui occupati 1.468. L'andamento dei contagi nelle scuole superiori ha rappresentato e rappresenta un campanello d'allarme per la Regione Campania, che provvederà con il monitoraggio attraverso l'unità di crisi regionale. I risultati potrebbero portare ad un nuovo stop della didattica in presenza al 15 febbraio, quindi un ritorno alla didattica a distanza, attesa la decisione che potrebbe portare quindi ad una nuova ordinanza, ma non solo. L'unità di crisi è infatti pronta a riunirsi nuovamente per decidere delle nuove strette per il mese di febbraio, con due appuntamenti a rischio: San Valentino e Carnevale. Si pensa infatti ad un controllo
a tappeto della movida e delle strade dello shopping, così come dei bar. La decisione verrà presa nei prossimi giorni. Intanto c'è attesa oggi per i dati dell'unità di crisi sulla situazione scuole in Campania. È probabile che la regione organizzi il nuovo piano scolastico in base all'indice dei contagi a livello locale, necessario per evitare contenziosi col TAR, tenendo conto delle restrizioni sia delle attività sociali che scolastiche, che scatterebbe al superamento di valori limiti dell'incidenza di infezioni per popolazione. Si cercherà infatti di stabilire la strategia migliore per continuare con una buona didattica. Importanti novità intanto sono arrivate anche dal Regno Unito. L'Università di Oxford ha annunciato ieri l'avvio di una sperimentazione che, dovesse dare esito positivo, potrebbe contribuire a fornire una svolta nella campagna di vaccinazione a livello mondiale. Infatti si inizierà con 820 persone volontarie di età superiore ai 50 anni che non sono ancora state vaccinate, che si sottoporranno a un trial per testare l'efficacia dell'immunizzazione attraverso la combinazione di una prima dose di vaccino Oxford-AstraZeneca e una seconda Pfizer-BioNTech. Tra la prima e la seconda iniezione verranno fatte trascorrere 12 settimane. Una volta approvati all'Ente Nazionale del Farmaco, anche i vaccini Novavax e Janssen potrebbero essere aggiunti quindi alla sperimentazione ed i risultati sarebbero disponibili subito dopo l'estate. Messaggio ieri di addio e sostegno quello dell'ex premier Giuseppe Conte, che ha parlato all'esterno di Montecitorio per congedarsi così dal suo ruolo istituzionale. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella. È stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali che per quanto riguarda i rapporti personali. E desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato il presidente neo incaricato Mario Draghi. È stato un colloquio lungo, un colloquio molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove. Io ho sempre lavorato, continuerò a lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico, sociale, quindi nell'interesse dei cittadini, per il bene del Paese. Da questo punto di vista auspico un governo politico che sia solido e che abbia quella sufficiente coesione per poter operare scelte politiche, eminentemente politiche, perché le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici. E mi rivolgo adesso agli amici del Movimento. Io ci sono e ci sarò. E come pure dico agli amici del PD e di LeU, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, perché il nostro progetto politico, che ho sintetizzato nella formula Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, è un progetto forte, concreto, che aveva già iniziato a dare buoni frutti. Dobbiamo continuare a perseguirlo perché offre una prospettiva reale di modernizzare finalmente il nostro Paese nel segno della transizione energetica, della transizione digitale, della inclusione sociale. Grazie. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio nazionale. Secondo gli ultimi dati, quelli relativi alla giornata del 4 febbraio, sono 129 i nuovi contagiati, 143 i guariti ed un solo deceduto. Sono stati 1737 i tamponi processati per un tasso di positività del 7,4%, oltre un punto percentuale in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Prosegue la discesa a Maddaloni, che fa registrare gli attualmente positivi a 223, restando però in cima per numero di contagi. C'è poi
Caserta con 182, San Felice a Cancello con 175. Intanto andiamo a chiudere il nostro TG con la pagina sportiva, parliamo di Napoli perché dopo lo 0-0 in Coppa Italia gli azzurri stanno preparando la sfida di domani al Ferraris contro il Genoa alle ore 20:45. Gennaro Gattuso pensa al turnover in vista anche della gara di ritorno di Coppa Italia che sarà decisiva ai fini del passaggio in finale. Dovrebbe giocare in porta Meret, Maximovic dovrebbe giocare titolare insieme a Koulibaly per far rifiatare Manolas, mentre confermato sull'out di destra è Di Lorenzo, a sinistra possibile staffetta Mario Rui, Isai, centrocampo con Demme e Bakayoko, potrebbe rimanere a riposo anche Lorenzo Insigne che ha problemi ad un polpaccio, con Lozano quindi a destra e Politano a sinistra, in attacco ancora Petagna con Osimhen dalla panchina. Intanto sono arrivate anche buone notizie perché Fabian Ruiz è risultato negativo al tampone molecolare per il Covid-19, mentre notizia di stamattina, Ghoulam è invece positivo. Per quanto riguarda il Grifone, in striscia positiva, Ballardini valuta le condizioni dell'Uzbeko, Shomurodov davanti alle prese con un piccolo problema muscolare. In caso di forfè dell'ultimo minuto dovrebbe giocare l'ex Juve, Piazza. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.